Sono antipatico perché vinco? Non è un problema mio. Io faccio il mio lavoro, lo faccio al massimo. Adesso, con questa citazione di Antonio Conte, volevo ringraziare Simone Seekwolf per queste due belle medaglie che vanno a simboleggiare le due edizioni del Fantacalcio a cui ho partecipato e che per fortuna poi sono pure riuscito a vincere, sono riuscito a portare a casa. Un'edizione in compagnia di Daniele Brugna nell'anno 2019-2020, un'edizione insieme invece a Kino e a Darwin nell'ultima disputata, quindi 2021-2022. Questa è la mia terza partecipazione al Fantacalcio degli YouTuber, sono riuscito a seguire un po' le linee guida che solitamente accomunano, no? Le squadre che vado a costruire al Fantacalcio. È anche un contenuto abbastanza particolare rispetto a quelli che sono abituato a portarvi qua sul canale, però non ho intenzione di continuare una serie per tutto l'anno legata al Fantacalcio, ma poteva essere interessante invece mostrarvi la rosa e discutere insieme a voi anche il perché sono arrivato a fare determinate scelte insieme ai miei compagni, Kino Lello, quindi veramente abbiamo costruito insieme, ci siamo divisi meriti e colpe perché è difficile, è stato oggettivamente difficile costruire insieme questa squadra per un motivo. Infatti, ogni tanto buttavo l'occhio, no? Nella chat della live sul canale di Seekwolf e vedevo tante persone che dicevano: ma come questo giocatore va via a questa cifra? Questo è troppo poco. Io l'ho pagato X, io l'ho pagato Y, di più, di meno. Ragazzi, era un fantacalcio a 12 squadre. E già questo vi assicuro è una difficoltà terrificante. In cui tante volte la chiamata veniva fatta dal battitore, dal presentatore dell'asta, invece che andare a rotazione, come nel classico fantacalcio, anche per favorire un po' lo spettacolo, lo show. Aggiungiamo che ogni squadra era composta da tre partecipanti, quindi dovevi cercare di mettere insieme le idee, di raccogliere una strategia, tutti insieme, in quei pochi attimi a disposizione che avevi per cercare di capire cosa poteva essere meglio o peggio fare. Terza cosa, abbiamo parlato di favorire lo show, lo spettacolo, e quindi l'introduzione del buzz, l'introduzione delle buste chiuse, no? Di questi pacchetti di calciatori che tu vai a comprare senza sapere che effettivamente vai ad acquistare. Sono tutte cose che hanno, non dico rovinato il fantacalcio, ma hanno complicato il fantacalcio, perché sono state semplicemente delle variabili che solitamente non sono previste all'interno di un'asta classica, ma anche questo faceva parte del contenuto, anche questo faceva parte dello show che Simone ha deciso di regalare al suo pubblico. Mi viene in mente De Ketelaere che va via 17 proprio per via di una persona che spinge più velocemente degli altri su un pulsante. Sono cose che in un fantacalcio normale non esistono, come ritrovarsi Pogba all'interno di un pacchetto pagato 100 crediti con altri due calciatori di buon livello, come Politano, mi pare, e l'altro non me lo ricordo nemmeno. Quindi fa tutto parte di una preparazione diversa, di un'asta diversa, e ripeto, un fantacalcio a 12 squadre, con squadre composte da tre partecipanti l'una, ragazzi, vi posso assicurare che è complicatissimo. Ed è per questo che abbiamo deciso di seguire una strategia. C'erano tre chiamate in busta chiusa e quindi sapevamo che quei tre giocatori costavano, potevano andare via una certa cifra, c'era da fare l'offerta in busta. Il primo era Magnan, che abbiamo deciso di partecipare, abbiamo offerto 58 pensando di poterlo portare a casa e invece è andato via 62, quindi non siamo riusciti a prendere il portiere del Milan. Perché eravamo andati su Magnan? Proprio perché eravamo in 12 e questo significa che le squadre di Serie A, essendo 20, di alto livello ce ne sono meno rispetto a quelli che sono effettivamente i partecipanti, e andare direttamente su un portiere top ti toglieva questo brutto impiccio di doverti andare un po' a complicare la vita. È fallita questa cosa, e quindi vi mostro quella che è stata la porta. Abbiamo speso il 7,6% del nostro budget per creare la porta. Alla fine portiamo a casa Consigli, Montipò e Drogoski, che sono i portieri di tre squadre di medio-basso livello, perché Sassuolo e la Sverona potrebbero fare anche dei campionati dignitosi, potrebbero arrivare tranquillamente nella parte sinistra della classifica, magari non nelle posizioni più elevate, ma a metà classifica penso che possano arrivarci, perlomeno il Sassuolo credo che possa arrivarci, il Verona forse farà un po' più di fatica quest'anno. Lo Spezia, ancora più difficile, è una squadra che deve lottare per salvarsi, però bene o male ci siamo portati a casa tre portieri, che non è un fattore da sottovalutare, perché ripeto, stiamo parlando di 12 squadre, il che significa che 12 portieri, almeno titolari, vanno fuori così, e magari ci sono squadre come la mia composte da tre titolari, quindi non era facile andare a prendere tre portieri titolari.
abbiamo risparmiato, eravamo quelli con più soldi dopo i portieri, però abbiamo creato anche un pacchetto secondo noi abbastanza affidabile. Per quanto riguarda la difesa, c'era il giocatore in busta che era Theo Hernandez, è un fantacalcio a modificatore, il che significa che schierando almeno una difesa a 4, utilizzando dei buoni voti che vanno fuori da il gol e l'assist, quindi senza la fantamedia ma soltanto la media aritmetica, schierando 4 difensori potrai poi usufruire di questi modificatori e quindi di punti extra che andranno a sommarsi al risultato. Io sono un grande amante del modificatore della difesa, sono dell'idea che in un fantacalcio possa veramente fare la differenza in positivo, e quindi abbiamo deciso di investire già su Theo Hernandez, che sembrava il difensore da andare a prendere per iniziare a costruire veramente una difesa che potesse fare a caso nostro, un giocatore titolare, un giocatore che è vice capitano anche del Milan, un giocatore responsabile, un giocatore che porta anche tanti bonus, un giocatore che batte anche i calci di rigore a volte, l'abbiamo visto fare, e quindi abbiamo deciso di puntare forte su Theo e abbiamo offerto 88, e infatti ce lo siamo portati a casa all'interno della busta. È tantissimo per un difensore, tantissimo, ma vi ribadisco, la nostra strategia era quella di andare a formare una formazione in grado di giocare con il 4-3-3 per sfruttare fortemente il modificatore della difesa, e quindi per sfruttare il modificatore servono dei giocatori in grado di fare delle buone prestazioni e quindi magari più lontani dalla porta possibile, ecco, in modo da ridurre anche gli errori che potrebbero essere commessi banalmente in fase di marcatura degli attaccanti. Quindi abbiamo puntato abbastanza sui terzini, poi abbiamo preso comunque qualche centrale. Cambiaso del Bologna, proprietà della Juventus, abbiamo preso a 15 crediti, giocatore che gioca abbastanza avanti, giocatore che potrebbe portare qualche bonus in più e che potrebbe aiutarci a completare il modificatore giornata in giornata. Destra è stata una scommessa di Chino, perché secondo lui giocherà più avanti, e quindi abbiamo preso un secondo componente della difesa del Milan, che comunque l'anno scorso è stata la miglior difesa del campionato, e quindi credo che si possa puntare forte sui difensori casa Milan. E quindi abbiamo preso anche Kier, che è un giocatore che probabilmente non sarà un titolare inamovibile, perché comunque Kalulu Tomori sono una coppia veramente ben assortita, ma credo che Kier possa fare assolutamente le sue partite, non sarà magari un titolare nemmeno nella nostra squadra, però per 5 crediti un giocatore del genere mi sembrava doveroso portarlo a casa. Così come Erlich del Sassuolo, ha già fatto delle buone prestazioni in questa prima parte di stagione, abbiamo deciso di dargli fiducia, 7 crediti investiti, anche qua un difensore centrale, non un difensore di spinta. Dal Sassuolo abbiamo preso Rogerio di spinta, volevamo prendere Kyriakopoulos perché giocava qualche metro più avanti, è andato via a tanto di più e Rogerio non ce lo siamo fatti scappare. De Winter bel prospetto, anche questo di casa Juventus, vediamo se troverà spazio nell'Empoli, potrebbe diventare un giocatore importante, magari non subito titolare nell'Empoli e quindi di conseguenza nemmeno da noi, ma secondo me sul lungo potrebbe venire fuori anche il buon Connie De Winter. Soppi era un mio nome, mi piaceva tantissimo quando quelle poche volte l'ho visto giocare l'anno scorso all'Udinese, questo mi sembra il classico calciatore che all'Atalanta o fa il fenomeno o fa schifo, cioè non ci sarà una via di mezzo, e quindi ho voluto dare una bella possibilità a Soppi. Abbiamo investito 11 crediti e abbiamo cercato di costruire appunto un reparto difensivo che possa giocare quasi sempre con una linea da 4 e con dei giocatori in grado di portare anche degli assist nonostante il ruolo difensivo. Per quanto riguarda il centrocampo, come vi dicevo, l'idea era di risparmiare un pochettino, anche perché la difesa avevamo già investito tanto di percentuale del budget a disposizione, per concentrarci poi sull'attacco. Questo è il mio più grande difetto. Quando poi io arrivo a fare questi ragionamenti, io impazzisco per i centrocampisti nel fantacalcio. Ho da sempre questa idea che sia il centrocampo a farti vincere il fantacalcio, ma in maniera razionale penso che sia l'attacco. Però dentro di me c'è questa convinzione che sia il centrocampo, quindi mi lascio sempre un po' prendere la mano sui centrocampisti, arrivo quasi sempre un po' tirato sugli attaccanti. Ci sono degli anni che magari punto forte sull'attacco e degli anni come quest'anno in cui nonostante la strategia mi viene da investire sul centrocampo, e quindi il centrocampo abbiamo speso qualcosina di più di quanto non fosse in programma e non abbiamo preso proprio il miglior centrocampo del mondo, ve lo mostro, fatemi sapere anche voi. Abbiamo speso il 35% di crediti nel centrocampo, Zaniolo 52, che questo credo che sia un ottimo acquisto, giocatore che a me piace tanto, potrà portare diversi bonus secondo me alla Roma e quindi anche alla nostra squadra, che si chiama Birra Miretti, e infatti Miretti non poteva mancare, poi ci arriviamo. Kopo Meiners, probabilmente pompato dalla tripletta di ieri sera, dell'altra sera, e quindi va via 63,
giocatore che in questo momento, mentre vi parlo, è capocannoniere della Serie A insieme a Vlahovic. Non credo ovviamente che possa mantenere questi standard, però è un giocatore che sulla tre quarti nell'Atalanta con Gasperini, come può fare veramente bene, può portare diversi bonus. E poi abbiamo preso Paredes, perché per una ventina di crediti io credo proprio che Paredes debba essere acquistato, credo che possa essere una vera e propria occasione. Miretti lo volevamo, non me lo nascondo, e quando poi tutti si sono messi a dire birra Miretti, deve prendere Miretti, e ci guardavano tutti così, ci siamo un po' disinteressati facendo finta di non volerlo. L'abbiamo pagato probabilmente tanto, perché questo è una vera e propria scommessa, diciamoci la verità, è un giocatore alla prima stagione in Serie A, però abbiamo voluto investire su di lui, perché tutti e tre siamo rimasti sbalorditi dalla facilità in cui esprime calcio Fabio Miretti, e quindi abbiamo deciso di spendere qualche credito in più. E Chiesa era un altro che volevamo portare a casa a un prezzo d'amico, un prezzo di favore, e l'abbiamo portato a casa a 20 crediti. Sono tanti? Sono pochi? Non lo so, non ne ho idea. Io credo che Chiesa almeno una ventina di partite la possa giocare, comunque poi ne parleremo meglio nel video in cui andrò a svelarvi quelle che secondo me sono le presenze, i gol e le presenze in Serie A. Chiesa 20, ci siamo detti, sai cosa? Andiamo extra budget e poi magari tiriamo un po' più la corda sugli attaccanti, allora da 4-3-3 forse passiamo a 4-4-2, l'importante è mantenere il modificatore e guardare un occhio di riguardo al futuro quando tornerà Chiesa. Chiesa e Zaniolo mi sembrano di seguire la linea guida del mercato della Juventus, quindi nomi importanti che se stanno bene fa la differenza, è il problema averceli. E quindi Chiesa speriamo possa tornare presto per la Juve in primis e in seconda battuta per la nostra squadra fantacalcio, perché sembra poco 20, no? Speso 20 per Chiesa, però per come eravamo messi a crediti e a ragionamento di come volevamo gestire il budget, è stato un investimento molto molto elevato. Poi Rovella, abbiamo preso, ragazzi, Paredes, Miretti, Chiesa, Rovella, quindi stampo Juve, in difesa niente, in porta niente, anche perché c'era il rischio, no, tra Szczęsny e Perin di strapagare tutti e due. A centrocampo abbiamo voluto puntare un po' di più, perché secondo me tutti e tre pensiamo che il centrocampo della Juventus in quest'annata sia sensibilmente migliorato rispetto agli anni passati, e respiriamo magari un'aria differente, vogliamo cercare di dare fiducia. Rovella ci ha impressionato tutti, credo che al Monza possa essere un titolare inamovibile, per 4 crediti viene a casa con noi. Gli ultimi due per completare il reparto, Koulibaly, che è stato scelto, non mi ricordo se da Chino o da Lello, della Salernitana ovviamente, e Makengo, che è stata una mia chiamata, perché tutte le volte che vedo giocare Makengo mi sembra un giocatore che va tantissimo in avanti, e credo che qualche bonus possa portare, non mi aspetto chissà che cosa, una macchina in gomma, mi sembra un giocatore molto molto dinamico e spesso proiettato verso l'avanti. Poi non so se l'ho letto bene come giocatore, magari siete più informati, magari c'è qualche tifoso dell'Udinese e mi può far sapere, magari mi dirai, uno Scarparo con dei ferri da stiro al posto dei piedi non fa gol neanche in allenamento e quindi hai preso una fregata, ma per un credito credo che possa essere anche un buon titolare, e quindi probabilmente giocheremo 4-4-2 o 4-3-3 se riusciremo, perché sull'attacco siamo arrivati corti, in realtà quasi tutti sono arrivati corti, e infatti questo che la chat non capisce, cioè quando poi si creano determinate dinamiche all'interno di un'asta del fantacalcio è difficile che vengano riproposte anche in altre aste diverse da questa, perché ogni dinamica che si crea lì viene contestualizzata dal numero di squadre, da quante ore stai lavorando, perché siamo arrivati a 6 ore a un certo punto. Poi tra l'altro l'attacco l'ha finito Lello, perché io e Chino dovevamo prendere il treno, è stato un po' un casino, questo complica ancora più le cose. Quante persone hanno crediti, quante persone non hanno crediti, chi chiama per primo il giocatore, chi va a prendere il giocatore, quindi sono tante dinamiche che io ormai di fantacalcio credo di aver fatto, non dico 20 edizioni perché esagererei, ma almeno una quindicina penso di averle fatte nella mia vita, forse 14-13, comunque si è lì vicini, annate, anzi edizioni, ci sono stati anni che facevo 3 fantacalci magari nello stesso anno, quindi probabilmente la ventina abbondante la superiamo, però credo di aver capito determinate dinamiche e so che se non mi contengo a centrocampo arrivo con pochi crediti d'attacco, e quindi eccoci qua. Non siamo soddisfatti d'attacco, abbiamo fatto l'attacco di provincia, classico attacco di provincia, purtroppo a un certo punto i giocatori stavano andando su, noi siamo rimasti con 141 crediti all'attacco. Io ero anche convinto di poter fare un attacco da 3 giocatori non di primissima fascia, quindi non il Lukaku, Abraham, Osimhen, Vlahovic, Immobile, questi qua erano completamente da dimenticare, però mi aspettavo magari un Arnautovic, un Beto e che ne so, un Di Maria, ecco, questo era un po' il mio prototipo di attacco. E invece Arnautovic l'abbiamo preso, sì, però per 80 crediti, che sono tanti per l'attaccante del Bologna, certo rigorista, certo che ha già fatto diversi gol in questa stagione, però
quanti gol mai farà Arnautovic a fine anno? Io credo una quindicina in Serie A, cioè da ritenersi soddisfatti se Arnautovic fa una quindicina di gol e per 80 crediti. Non lo so, forse si potevano mettere da qualche altra parte, però ribadisco, a un certo punto quando sono andati via ai 150, 170, i Vlahovic, i Lukaku, Lautaro, così, e rimanevano questi giocatori mezza via, bomber di provincia, che possono fare una quindicina di gol, forse anche abbondante, e venivano strapagati. Raspadori era un nome che mi interessava tanto, perché sapete bene, a me piace tanto Raspadori. Credo anche che il Napoli abbia fatto un buon investimento nel prenderlo, un buon investimento nel senso importante, che quindi non lo lascerà in panchina. 40 forse è tanto, ma in quel momento lì era necessario alzare Raspadori, perché ormai non c'era più niente se no da prendere intorno a quella cifra. Dia è stata una chiamata di Lello, io non lo conoscevo, poi mi sono reso conto che in realtà era il Dia del Villarreal, contro cui avevano giocato anche in Champions l'anno scorso, che comunque ha già fatto 2 gol in 3 partite, quindi bomber di provincia, bomber della Salernitana, l'abbiamo messo lì in attacco, e poi Lello ha completato la squadra con Pellegrini in una scommessa, ha già fatto 3 presenze, ha giocato pochi minuti, pochissimi, quindi un giocatore che entra, mi pare, al posto di Sanabria nel Toro o insieme a Sanabria per cercare di risolvere o di ribaltare le partite in caso di necessità. Lammers, che è andato all'Empoli e che è stata un'altra chiamata di Lello a 3, e poi concluso con Moise Kean, che ma nessuno è rimasto lì, ragazzi, era una chiamata a 1, non c'era più nessuno in giro e abbiamo preso quello lì perché c'era quello lì, non perché ci sia fiducia, però doveva finire che adesso una decina di gol ce li butta dentro e siamo tutti contenti, sarebbe veramente bello. Non ho questa ambizione, ecco, diciamo così. E vedendola tutta insieme nel complesso, secondo me siamo una rosa che farà pochi gol, cioè pochi gol nel senso proprio abbiamo dei giocatori che faranno pochi gol, perché Arnautovic magari sì, 15 li fa, Raspadori ci arriverà una decina, non lo so, e Diane ha già fatti 2, però quanti ancora ne farà? Se ne fa almeno 10, 12, c'è da baciarsi i gomiti. Kean, Pellegrini e Lammers ci arriveranno a 10 tutti e 3 insieme? Non lo so, quindi secondo me siamo un attacco che fa pochi gol. Probabilmente una squadra che prende anche degli ottimi voti, perché abbiamo tanti giocatori tecnici, tanti giocatori che entrano nella partita, tanti giocatori che possono fare un assist o una giocata in particolare per risolvere la gara e quindi aumentare il voto. Una squadra che dovrà giocare molto sul modificatore della difesa, è una squadra che purtroppo ha dei portieri di provincia, così come l'attacco, e bisognerà incrociare le dita tutte le volte di non sbagliare a schierare il portiere giusto. Questa è la nostra rosa al fantacalcio, non so esattamente che valutazione dare, nemmeno mi interessa, perché comunque vi ho sviscerato un po' tutti i pensieri e tutti anche i ragionamenti che ci hanno accompagnato durante queste 6 ore e mezza di asta del fantacalcio. Io sono appena tornato a casa, quindi adesso magari vado a fare una doccia, però il video lo volevo fare per portarvelo prima di Fiorentina-Juve, perché poi ci dedichiamo al post partita, alla live reaction, all'analisi della gara, alle pagelle, e ci iniziamo a preparare anche per la trasferta di Parigi, e tra l'altro io e Lello ci rincontreremo perché andremo a Parigi a vedere PSG Juve, partiamo lunedì e poi comunque ci vediamo sul canale per tutti i contenuti di conseguenza. Però vi chiedo, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace la rosa del fantacalcio che abbiamo creato, se vi aspettavate qualcosa di meglio, se invece trovate coerente i ragionamenti che abbiamo fatto, se avreste cambiato qualcosa, se alcuni giocatori sono stati pagati troppo, alcuni troppo poco, rimanendo comunque nel discorso che facevo, e quindi di contestualizzare all'interno di questo fantacalcio, perché poi bisogna anche vedere le altre squadre. Non ho visto degli squadroni imbattibili, penso che ci sia abbastanza equilibrio. Io non sono particolarmente soddisfatto della rosa, cosa che invece l'anno scorso a fine asta mi ricordo di aver detto magari non vinceremo però daremo fastidio. Non so se saremo una squadra da podio, me lo auguro. Poi ovviamente dopo 2 edizioni e 2 vittorie il triplete mi farebbe molto piacere, quindi dai, incrociamo le dita, ma ne dubito fortemente.